trovati a Toscana Parlamento, settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. In settimana l'organo legislativo regionale è tornato a riunirsi e eh, ha eh, dato l'ok okay unanime ad una mozione per il cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato con voto favorevole all'unanimità una mozione per un cessate il fuoco immediato della guerra nella striscia di Gaza. L'atto è stato presentato da Silvia Noferi, consigliera del Movimento 5 Stelle, ed emendata dal consigliere del Partito Democratico Francesco Gazzetti, che ha aggiunto la sua firma. Le immagini di dolore e di disperazione che arrivano da quelle zone sono veramente terribili e ritenevo giusto che il Consiglio regionale della Toscana si esprimesse al riguardo. Ricordo che avevamo già approvato una mozione di condanna dei fatti del 7 di ottobre che ovviamente sono antiterroristici, però nello stesso tempo era giusto dare un segnale e una presa di posizione anche su quanto sta accadendo a Gaza. Eh, siamo oltre 30.000 morti, la maggior parte bambini, eh, migliaia di orfani, di feriti, strutture civili eh, distrutte. Io credo che veramente bisognerebbe trovare il coraggio di fermarsi, perché a volte la pace nasce dal coraggio. Come gruppo del Partito Democratico abbiamo approvato con convinzione questa mozione che è stata presentata inizialmente a prima firma dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Noferi, che ringraziamo anche perché ha accettato dei nostri emendamenti. Uno di questi evidenzia con forza e con nettezza la condanna del Consiglio regionale rispetto alla strage perpetrata dai terroristi di Hamas a ottobre e al tempo stesso nell'impegnativa si mette in evidenza la necessità di una richiesta di un cessate il fuoco immediato, il rilascio eh, degli ostaggi e poi anche mettere in atto tutte le possibili azioni per la salvaguardia ovviamente della popolazione eh, civile nella, nella striscia di Gaza. Eh, questi sono i temi forti al centro di questa mozione che il Partito Democratico, così come emendata, ha votato e l'Aula ha deciso di applicare. Approvare questa mozione all'unanimità. Invece per quanto riguarda le mozioni, parlare. Sì, ho sostenuto la mozione che chiede la pace in Palestina. È evidente che Israele ha diritto e dovere di esistere. La Palestina è uno Stato che ha il diritto e il dovere di esistere, deve essere riconosciuto. Serve di riconoscersi tutti quanti nel messaggio del Papa che Chiede un cessate il fuoco, che chiede la capacità alla politica di negoziare, che chiede la capacità di potersi mettere a sedere e serve uno scatto ulteriore dell'Europa come soggetto in grado di mediare. Serve dare una mano a quelle popolazioni islamiche che sono riformiste, che provano a costruire anche nei loro territori una stagione di pace. Il Consiglio regionale non si è diviso su questa questione, anzi ha in maniera unanime unito la propria voce. A tutti coloro che chiedono una risoluzione per quello che sta accadendo in Medio Oriente. La risoluzione ovviamente, per quanto ci riguarda, è soltanto un invito perché il Consiglio regionale ovviamente non, non dipende dal Consiglio regionale il cessate il fuoco in Palestina, ma da oggi in poi anche il Consiglio regionale della Toscana ha unito la propria voce a chi chiede un immediato cessate il fuoco, una liberazione degli ostaggi israeliani che ancora oggi stanno tra le grinfie dei terroristi di Hamas e la possibilità che arrivino a Gaza tutti gli aiuti umanitari che, viva Dio, da tutte le parti del mondo ci stiamo attrezzando per portare alla popolazione palestinese. Anche la Toscana quindi chiede questo e lo chiede per fortuna in maniera unanime. La frana sulla strada regionale 325 della Val di Bisenzio nel Pratese è approdato all'interno dell'Aula di Palazzo del Pegaso situazione critica non solo per i cittadini ma anche per le imprese. Queste le posizioni dei consiglieri. L'assessore regionale Stefano Baccelli ha risposto in aula alle interrogazioni rispettivamente della consigliera del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi e della consigliera della Lega Elena Meini in merito alle frane che hanno bloccato la strada regionale 325 nella Val di Bisenzio. La tempistica per il ripristino totale della circolazione a doppio senso di marcia sulla 325 sarà precisabile al termine delle verifiche sulla stabilità dei versanti attualmente in corso. Così l'assessore Baccelli, che ha detto che è in programma un'intesa con gli enti locali relativa alla mobilità integrata dell'area nord della provincia di Prato, che risponde all'esigenza di studiare le alternative progettuali alla 325, anche al fine di evitare imprevisti e situazioni emergenziali, nonché agli approfondimenti relativi al servizio ferroviario integrato con il sistema su gomma. Non si capisce assolutamente cosa sia stato fatto per l'attività produttiva. Non si è saputo dalla voce dell'assessore che dovrebbe rispondere al Consiglio regionale quali sono le eventuali progettualità, perché qui è evidente che si tratta se di mettere in sicurezza la strada attuale ma anche di trovare un'alternativa perché. Non può essere un'intera valle ostaggio di una sola via di comunicazione, questo mi sembra eh, evidente. Inoltre completamente mancante un'analisi delle cause che hanno causato la frana. Bisogna capire quali sono le poche armi che abbiamo a disposizione noi come Regione toscana contro il cambiamento climatico. È ovvio che noi non possiamo influire come Regione su un processo mondiale, ma possiamo aumentare la resilienza dei nostri territori evitando i tagli indiscriminati dei boschi che tutti sanno sono la principale soluzione contro le frane. Ecco, io questa analisi non l'ho sentita dall'assessore, non l'ho sentita mai da nessuno. La regione si è mossa da subito per dare una prima risposta ai pendolari, quindi la parte del rinforzo dei treni, l'integrazione ferrogomma, quindi con una disponibilità di avere un trasporto su ferro che sia veramente importante e peraltro dovrebbe essere anche una soluzione che rimane anche nel futuro perché questo ci consente di utilizzare un'altra viabilità. Dopodiché la regione Toscana, insieme alla provincia di Prato, hanno stanziato subito le risorse per la somma urgenza, 2 milioni e mezzo per la Frana di Vaiano. Camino e altri 900 mila euro per la frana di Sasseta, che era l'altro pezzo che bloccava e che metteva in difficoltà anche tutta la parte delle industrie e delle imprese che sono molto eh, presenti e importanti in questa, in questa zona. Quindi l'avere la somma urgenza e la disponibilità di risorse ci consente da subito di lavorare per provare ad aprire almeno un senso unico alternato prima possibile. E la risposta non c'è stata proprio perché noi abbiamo chiesto quale azioni la Regione intendeva intraprendere sul rischio idrogeologico Sull'intervento per tutti i cittadini di quell'area, tutte le imprese che in questo momento stanno soffrendo quel blocco e lui ci ha elencato una serie di treni aggiuntivi, orari aggiuntivi su Mezzo del Ferro, e autobus aggiuntivi, quindi il trasporto pubblico locale su Mezzo Gomma. Sicuramente un'iniziativa lodevole, ma non era l'interrogazione che noi avevamo posto. Abbiamo solo delle informazioni sommarie lette dai vari quotidiani, dove sembra che lo Stato non, non risponda, che il governo, dice il governo batti un colpo, non sappiamo con chi si sia interfacciato, anzi le voci che ci arrivano dal governo nazionale sono che la regione toscana ad oggi non si sia interfacciata proprio con nessuno. L'unico appello che abbiamo letto è un appello fatto sui quotidiani dagli imprenditori locali che abbiamo apprezzato molto, il ministro Salvini che ha risposto dicendo io sono disponibile, attendo che la Regione mi dica che cosa vuol fare e noi faremo la nostra parte. Abbiamo letto di un'eventuale variazione di bilancio da 6, 7, 8 milioni, non abbiamo nemmeno ben capito dove si trovino queste risorse e a che cosa servono. Il Consiglio ha approvato una mozione in merito ai disservizi sulle tratte ferroviarie. Prima fermataria la consigliera Elisa Tozzi di Fratelli d'Italia che ha accolto gli emendamenti del Partito Democratico. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità la mozione in merito ai disservizi sulle tratte ferroviarie regionali. L'atto è stato presentato dalla consigliera di Fratelli d'Italia, Elisa Tozzi, e emendato dal consigliere del Partito democratico, Fausto Merlotti. La Regione Toscana investe 260 milioni l'anno per il servizio regionale. Ha firmato un contratto nel 2019 che prevede la fornitura di 100 treni nuovi, ne sono già arrivati 50, ma prevede anche il miglioramento degli standard di qualità del servizio. Invece eh, stiamo assistendo ad un deterioramento, ad un eh, tornare indietro. Eh, la Giunta, il Presidente e l'Assessore sono impegnati a rivendicare il rispetto del contratto e noi vogliamo supportare la loro iniziativa e presenteremo un atto in Consiglio perché si apra da parte del Ministro eh, competente, così come era avvenuto in, in passato, un tavolo. Con i gestori affinché si provveda a risolvere le problematiche. Per quanto riguarda i trasporti, in Toscana siamo ancora fermi. Da un lato abbiamo i treni che non vanno, dall'altro abbiamo una gara del trasporto pubblico che è stata voluta dalla sinistra toscana ma che non ha retto. Di fatto abbiamo intere zone di questa regione che sono state abbandonate. Abbiamo cittadini fermi alla stazione e abbiamo persone pendolari fermi alle fermate degli autobus che aspettano ore affinché un autobus passi. Noi siamo molto delusi alle organizzazioni del trasporto pubblico in Toscana. Il, il TPL che conoscono i pendolari e gli studenti sanno che non sta funzionando, il cosiddetto T2 ha comportato tagli drastici ai collegamenti soprattutto nelle aree interne e noi siamo eh, mobilitati attraverso le amministrazioni locali a cercare di rimediare a quella gara regionale che ad oggi non dà eh, segnali incoraggianti né dal punto di vista dei servizi né dal punto di vista del materiale utilizzato cioè gli autobus. Per quanto riguarda i servizi ferroviari sono tante le Lamentele da parte degli utenti ma in questo caso si tocca anche il settore turistico per esempio oltre che quello dei lavoratori e degli studenti perché eh, tutti i ritardi che si cumulano soprattutto nelle tratte dell'alta velocità generano a cascata anche il blocco e addirittura la soppressione di tantissimi servizi per i pendolari e i servizi regionali e questa è una situazione inaccettabile per questo abbiamo chiesto per l'ennesima volta l'audizione in commissione dell'assessore Baccelli che verrà il prossimo 19 a relazionarci sia per quanto riguarda il TPL sia per quanto riguarda il contratto di servizio con RFI e Trenitalia. Il 30% della rete ferroviaria toscana non è elettrificata e circa il 50% viaggia sul binario unico. Una situazione che si protrae da decenni e guarda caso il PD se ne accorge proprio adesso. Noi siamo da sempre vicini agli utenti che subiscono disagi e disservizi e crediamo che non si possono obbligare i cittadini a prendere i mezzi pubblici quando non ci sono alternative né su gomma né su ferro. Continuare a non gestire e soprattutto a non rimediare a questi disservizi che si creano nel trasporto pubblico locale significa un disincentivare ulteriormente l'utilizzo dello stesso e quindi aumentare paradossalmente il trasporto su gomma e andare nella direzione esattamente opposta, che è quella anche della sostenibilità economica di un sistema di trasporti che deve sempre tutelare anche le zone più fragili, quindi le tratte meno occupate. Si deve intervenire con il, da questo punto di vista garantendo il massimo servizio soprattutto alle fasce degli studenti, le fasce più deboli e far sì che ci sia un'effettiva qualità del servizio, con un monitoraggio che deve partire dalla Giunta. Il consigliere Andrea Ulmi lascia il gruppo della Lega e aderisce al gruppo misto con la denominazione gruppo misto merito e lealtà. Il consigliere, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento interno, ha dichiarato la propria appartenenza alla minoranza consigliare. Sentiamo. Per me, ovviamente, che vengo dal mondo civico, la Lega è stato l'unico partito a cui abbia mai aderito. Eh, quindi, per me è un dolore questo passo che ho fatto. Ma ho voluto eh, rimarcare un'emorragia costante di persone che se ne sono andate nei vari territori, ultimo quello a cui io appartengo, la Maremma, eh, senza peraltro che eh, i dirigenti regionali si facessero carico di queste, di queste problematiche. E conseguentemente silenziosamente la gente se n'è andata e io ho voluto rimarcare questa questione a livello regionale per dare voce a quelle voci. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.